Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su TikTok e su Twitch, mi raccomando, perché nei prossimi giorni ci saranno le conferenze dal D23 Expo a tema Marvel, videogiochi, film, serie TV, quindi ci sarà un bel po' di roba e benvenuti a questo nuovo video. Tutti i link dei vari social li trovate qui sotto in descrizione ed oggi siamo qui per l'analisi del quarto episodio di She-Hulk. Prima però di addentrarci nei vari segreti e di easter egg nascosti all'interno della puntata, volevo aprire una piccola parentesi, perché mi sono un po' stufato di continuare a leggere i soliti commenti di gente che palesemente non ha capito il target e l'impostazione di questa serie TV, ma neanche del personaggio, perché She-Hulk è rappresentata quasi in maniera perfetta rispetto alla sua controparte fumettistica. Non ho preso a caso questo volume di Soul, perché se vi andate a leggere questo volume con tutta la sua run, e Soul è uno che, oltre a fare lo sceneggiatore per i fumetti, è anche stato, non so se lo fa ancora, comunque è stato un avvocato, è letteralmente la serie fatta a episodi. All'interno di questo volume ci sono un sacco di storie singole di lei che risolve i casi con vari camei di altri supereroi. Abbiamo Scott Lang, Capitan America, Destino, Matt Murdock. È molto procedurale come impostazione, così come è molto procedurale come impostazione anche questa serie. Ogni puntata però abbiamo avuto, a parte le origini, un caso legato alla gestione dei superpoteri, e mi aspetto che sia così fino alla fine della serie. Ci sarà poi la questione del villain principale, che potrebbe essere Titania, anche se come vi dirò poi all'interno di questa analisi potrebbe spuntare fuori anche un altro personaggio. Ma per esempio, per quanto riguarda Daredevil, non vi aspettate grossi combattimenti con protagonisti Daredevil e She-Hulk. Secondo me sarà molto più semplice Jennifer, che si incontrerà con Matt Murdock nei panni appunto dell'avvocato, e quest'ultimo gli suggerirà qualcosa legato appunto agli avvenimenti di Daredevil, e poi si rincontreranno nelle loro controparti trasformate per quanto riguarda She-Hulk e con il costume per quanto riguarda Matt, appunto con quello di Daredevil. Secondo me non ci sarà così tanta interazione con loro due che combattono orde di criminali, magari qualcosina ce lo danno, ma mi aspetto che sia più uno scambio dal punto di vista lavorativo per il loro lavoro all'interno del tribunale, che più un team up per quanto riguarda il combattimento, che è quello che succede anche nella storia che trovate qua, dove appunto Matt Murdock ha una causa proprio contro Jennifer Walters. Poi loro si incontrano in qualche vignetta la sera, come vedete qui fanno qualche scazzottata con qualche criminale, ma il grosso della storia, tutto il fulcro, si svolge all'interno dell'aula di tribunale, e io mi aspetto esattamente questo quando comparirà all'interno della serie. Quindi se già vi aspettate una puntata intera di 20 minuti loro due che scazzottano in giro, mettetevi l'animo in pace, perché sono certo al 90% che non sarà così. Comunque, detto questo, ragazzi, direi di partire con l'analisi della puntata. Si apre facendoci conoscere Donny Blades, questo mago da 4 soldi con un cognome simile a quello di Johnny Blades, ovvero Ghost Rider, ma tra i due non c'è assolutamente nessun tipo di legame, di parentela. Lo vediamo mentre sta facendo uno spettacolo. Ad un certo punto il mago tira fuori uno sling ring, quello degli stregoni che si allenano al Camartage, appunto dove si è allenato Strange Wong e l'antico e tutti gli altri, e chiama sul palco il personaggio di Medicine, interpretata dalla bellissima Patty Guggenheim, nuova waifu suprema della Marvel. E poi in sostanza la scena si sposta a casa di Wong, dove vediamo il nostro stregone supremo, l'attuale stregone supremo, mentre intento a vedere una puntata dei Sopranos. Ad un certo punto si apre un portale e Medicine piomba letteralmente in braccio a Wong sul suo divano. Scopriamo quindi che è stata mandata in una sorta di dimensione alternativa ed informa Wong dell'accaduto prima di mettersi insieme a lui a vedere la puntata dei Sopranos, spoilerandoli tra l'altro l'episodio. Non vi dico lo spoiler perché qualcuno si è lamentato che c'è stato lo spoiler dei Sopranos, però ragazzi, è una serie uscita 15 anni fa, se non l'avete vista dopo una certa è anche un problema vostro. Comunque Wong, sapendo appunto di quello che è successo, decide che è arrivato il momento di intervenire contro Donny Blades, che sembra conoscere molto bene. Ci spostiamo quindi a casa di Jennifer, dove la nostra protagonista, guardando in camera e rompendo la quarta parete, ci chiede a noi spettatori se siamo felici di aver rivisto Wong, dato che tutti amano Wong, e spara un'altra delle frecciatine che io trovo veramente geniali, ovvero dice che dato che è comparso Wong, almeno per questa settimana non verranno sommersi dalle ire del popolo di Twitter. E ragazzi, queste sono delle finezze che io sto amando, anche perché sia su Twitter ma anche nei vari commenti nei miei post e nei miei video ho letto delle robe veramente allucinanti. Comunque vediamo Jennifer che è arrivata a lavoro, si mette a sfogliare la sua agenda appunto per gli appuntamenti del giorno. Vediamo che ha diversi incontri con Pug, ha un incontro in bagno con Nikki, e poi ne abbiamo due che mi sono piaciuti un sacco, ovvero fa il Discovery Request for Craft e Soul, che sono appunto autori della run di She-Hulk, e poi su
subito dopo compare The Position for Lee e Byrne. Byrne è uno degli scrittori che è più adatto al personaggio di She-Hulk, c'è un mega omnibus che vi consiglio di recuperare che è forse una delle run più importanti sul personaggio. Dopo aver sfogliato quindi gli appuntamenti della giornata, Jennifer decide di completare il suo profilo su Matcher, che è una sorta di Tinder nel mondo Marvel dove organizzare degli appuntamenti al buio, e possiamo vedere che anche qui è presente un QR code che come al solito rimanda al sito ufficiale della Marvel, dove trovate un fumetto gratuito con protagonista She-Hulk, e in questo caso è West Coast Avengers Annual numero 4. Dopo essere stata raggiunta poi da Nikki, le due si mettono a guardare un servizio alla TV con protagonista appunto She-Hulk, e ve sentiamo il giornalista dire per quale motivo ha deciso di chiamarsi She-Hulk, e la nostra protagonista sottolinea che lei non si è data il nome She-Hulk ma gliel'hanno dato gli altri. Le due amiche vengono però interrotte dall'arrivo di Wong, che informa Jennifer di quanto accaduto con Donny Blaze, ovvero che lui inizialmente era uno studente del Camartage, poi se n'è andato portandosi via lo Sling Ring, continuando a fare arti mistiche in maniera illegale secondo le leggi appunto dello stregone supremo. Jennifer chiede quindi a Wong se lui ha firmato un NDA, un accordo di non divulgazione o un contratto, e Wong risponde ovviamente in maniera negativa, e Jennifer lo informa che senza un contratto scritto, senza nessun accordo di tipo legale, nessun giudice li prenderà sul serio a meno che non seguiranno le regole. E Wong cita le regole del libro di Shanti che abbiamo visto in Doctor Strange Multiverso della Follia, e no, ovviamente Jennifer risponde le regole delle leggi americane. Wong e Jennifer decidono quindi di mandare una diffida a Donny Blaze, e poi la scena si sposta al solito baretto dove vediamo la nostra protagonista insieme all'amica Nikki parlare della questione Matcher, con quest'ultima che le suggerisce di farsi un profilo nei panni di She-Hulk. Ci spostiamo poi nell'appartamento, nello studio di Donny Blaze, dove Jennifer e Wong sono andati per consegnargli la diffida. C'è uno scambio che mi ha veramente divertito tra il nostro segone supremo e Donny Blaze, con quest'ultimo che fa trucchetti da 4 soldi e gli chiede se ha paura che lui prima o poi diventi più mistico di Wong stesso, e poi la scena si conclude appunto con la consegna della diffida che Donny Blaze appunto fa sparire con un trucchetto magico. Abbiamo poi qualche minuto in cui vediamo l'unico appuntamento che ha matchato Jennifer non nei panni di She-Hulk, che è decisamente disastroso, e poi ci spostiamo in tribunale dove viene chiamata a testimoniare Madison, e dopo il suo arrivo Wong dice la frase Guan Jin per favore veglia su di noi, che nella realtà è un riferimento alla dea Quan Jing della compassione, mentre nei fumetti della Marvel è comparsa in un numero di Iron Fist. Poi andiamo avanti perché la nostra Madison viene chiamata al banco dei testimoni, sempre un pochino alticcia, racconta di quello che è successo quando è stata inviata nell'altra dimensione da Donny Blaze, e parla di un patto fatto con una capra, patto che poi vediamo disegnato verso la fine della puntata, appunto prima della scena post credit. Il processo però non va decisamente bene per la nostra protagonista, e infatti il giudice lascia la libertà a Donny Blaze di compiere magie fino a quando non prenderà la sua decisione, e Wong suggerisce di mandare Donny nella dimensione a specchio come ultima opzione, che ormai conosciamo benissimo, l'abbiamo vista in Spider-Man, l'abbiamo vista in Doctor Strange e così via. Jennifer a questo punto, tornata a casa, decide finalmente di aprire il profilo Matcher a She-Hulk, e appena caricata la foto del profilo inizia a ricevere una quantità spropositata di richieste di appuntamento. Le vediamo quindi diversi appuntamenti al buio fatti dalla nostra protagonista, tra cui questo maschione che come unica cosa gli chiede quanto alza di panca piana, e poi vediamo questo personaggio chiamato Todd, che è stato descritto prima della serie di She-Hulk come un personaggio ricorrente, una sorta di Tony Stark wannabe, e vediamo che inizia a chiederle diverse domande legate ai suoi superpoteri. Ora, dato che questo personaggio tornerà e sembra fin troppo interessato a She-Hulk, non vorrei che questo sia effettivamente il capo che aveva mandato la squadra di demolizione nell'episodio precedente a prelevarle il sangue. Secondo me è molto probabile che vadano in questa direzione, anche perché lui è un attore abbastanza famoso, è comparso anche nel film di Baywatch con The Rock, e il fatto che possa ritornare, che è stato descritto come personaggio terribile, mi fa credere che non sia decisamente buono. Comunque vediamo l'ultimo incontro di Jennifer con questo dottore belloccio che decide di portarsi a casa. Nel frattempo torniamo da Donny Blaze, che continua a compiere magia illegale con lo Sling Ring, ed a un certo punto evoca questa sorta di bestia strana da un'altra dimensione. La situazione gli sfugge completamente di mano, c'è questa sorta di invasione di bestie e lui deve andare a chiedere aiuto appunto a Wong. Nel frattempo Jennifer stava lì per pomiciare con il bel dottore, fino a quando Wong non apre anch'esso un portale
ufficiale e la chiama per chiederle il suo aiuto. Abbiamo quindi questa sorta di team up tra Wong e She-Hulk, con lei che salta e prende a schiaffoni tutte le varie bestie e le rimandano tutte nella loro dimensione, e poi la nostra protagonista che minaccia Donny Blaze e il suo assistente, il suo maestro, non viene specificata la cosa, e gli dice appunto di firmare i documenti e smetterla di compiere magie illegali. Jennifer quindi torna nel suo appartamento, combinerà sicuramente cose con il bel dottore, e la scena si sposta alla mattina successiva. Vediamo Jennifer ritrasformata in versione umana a preparare la colazione, mentre assiste alla TV ad un servizio dove parlano del fatto che Titania è stata assolta da tutte le accuse, e vediamo appunto il bel dottore vedere Jennifer nella sua forma umana, schifarla di brutto ed abbandonare appunto la nostra protagonista, che ci rimane parecchio male e dice la frase: vabbè, alla fine tanto i dottori fighi sono solo un cliché, e credo sia un riferimento ovviamente a Grey's Anatomy. Prima di arrivare alla conclusione della puntata, qualcuno bussa alla porta e consegnano un documento a Jennifer, dove scopriamo che Titania ha fatto causa a Jennifer per l'uso improprio del nome di She-Hulk, dato che l'ha registrato lei come marchio, e scopriamo che il vero nome di Titania è Mary McFerran, che ovviamente è lo stesso nome del personaggio anche nei fumetti. Abbiamo poi ancora il tempo della post credit, dove vediamo Madison insieme a Wong mentre stanno parlando di cocktail e guardando i Soprano, e hai capito Wong che fa il marpionazzo? Mica scemo. E quindi ragazzi, si conclude così la puntata. Abbiamo anche qui la post credit, anche qui una post credit tranquilla, credo ci sarà una post credit in ogni episodio, non vi aspettate roba incredibile se non magari nel finale di stagione. Come ho detto anche all'inizio, a me sta piacendo un botto She-Hulk, esattamente quello che volevo da questa serie, un procedurale con dei casi, ogni puntata un caso diverso, con un cameo, tra l'altro ne hanno dichiarato che ci saranno altri camei importanti che non hanno ancora rivelato dei trailer, quindi sicuramente oltre a Daredevil magari spunterà fuori qualcun altro, e sono stracurioso di vedere che ci sarà. La CGI purtroppo è sempre quella che è, e devo dire che funziona molto meglio quando lei ha i capelli sciolti, quando li ha raccolti ed è con quella giacca larghissima fa abbastanza schifo, bisogna essere onesti. Peccato, perché comunque quando abbiamo visto Hulk e Abominio erano fatti bene loro, e anche i primi piani su il volto di She-Hulk quando è proprio da vicino mi sembrano fatti molto bene, anche a livello di texture sul volto eccetera. Ragazzi, io sono curioso di sapere la vostra opinione, se avete notato qualcos'altro fatemi sapere con un commentino qui sotto, lasciate un mi piace al video, e come sempre noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!